Benvenuti ragazzi in questo nuovo video in cui vedremo se, secondo il mio parere, vale la pena fare un upgrade da un iPad Air o mantenere il vecchio iPad. Vecchio relativamente perché questo è un iPad di quarta generazione, ma il discorso vale anche per quello di terza generazione perché non è che c'è grossa differenza. Allora, innanzitutto parliamo della Smart Cover che non mi piace neanche un po' perché si piega a tre. E come già abbiamo avuto modo di vedere con la cover del Mini, questa piega a 3 non dà non garantisce una stabilità all'iPad come quella a 4. Qual è quella a 4? Per esempio, questa custodia della Trust ha una piega a 4, cioè ha 4 pieghe e si ripiega su se stessa, quindi appoggia su se stessa ed è molto molto più stabile, secondo il mio parere. Infatti, questa è una custodia del Surface, non c'entra niente. Io ho trovato molto, non lo so, molto poco stabile il tutto, soprattutto in verticale, soprattutto in orizzontale, non in verticale, il quale vedete tende innanzitutto a staccarsi molto facilmente e poi che adesso ovviamente non lo fa, comunque a fare questo lavoro qua, la cover o di così o di così. Vabbè. Comunque c'è per esempio Andrea che dice che la cover è molto stabile, secondo lui, per me no. Rimettiamo questa perché non voglio rovinare e avete forse già capito il perché. Per quanto riguarda lo schermo dell'iPad Air, io non so se dal video si vede, non credo, ma lo schermo dell'iPad Air è molto più freddo, ha colori molto più freddi. Ovviamente potrebbe trattarsi anche solo di un caso, nel senso a questo dispositivo è capitato uno schermo con colori più freddi. Qui ci sono colori molto più caldi, quindi da più sul giallognolo. Possiamo vederlo, no, già così, insomma. Io non so se riesco a farvi vedere la differenza, ma è un po' difficile. Comunque, fidatevi. E non so se la cosa è positiva. La prima impressione che mi ha dato lo schermo è di essere meno luminoso. Poi, mettendolo a pari con quello del 4, non mi ha dato più questa impressione. Ma addirittura sembra più chiaro proprio perché i colori sono un pochettino più forse reali, bianchi soprattutto sono più bianchi e meno gialli. Certo è che queste sono problematiche, diciamo cose di cui ci accorgiamo solo se mettiamo di fianco uno schermo, un dispositivo con l'altro. Per quanto riguarda i miglioramenti di questo iPad, ovviamente se vi piace l'estetica, perché comunque questo è lo Spatial Grey e ovviamente il peso che è diciamo il punto focale, diciamo il centro di questo upgrade, insomma. Vedete questa Smart Cover che si attacca un po' a cacchio di cane e ovviamente è molto più leggero. Certo è che adesso già con la Smart Cover il peso aumenta un pochettino e soprattutto io dietro non ci ho messo nulla, quindi mettendo una cover completa tipo questa, che ripeto è della Trust ed è veramente eccezionale, e in pelle il peso aumenta considerevolmente. Ovvio che se mettiamo la stessa cover su uno e sull'altro, diciamo, lei peserà sempre di meno. Un'altra cosa che forse è passata un po' in secondo piano è questa qui, cioè l'Air come l'iPad mini ha delle casse stereo e devo dire la differenza si sente perché l'audio è veramente molto 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 alto rispetto comunque all'iPad classico, diciamo al vecchio modello, e quindi questo è un punto a suo favore. Quindi di cosa stiamo parlando adesso? In questo momento stiamo parlando di un iPad con un processore, diciamo, migliorato e quello che volete voi, che però già anche come avete visto già in questo paio di movimenti che ho fatto, ha già mostrato alcuni micro scatti. Apriamo un sito, vediamo un pochettino come va il Verge. Classico sito da aprire sempre per fare le prove. Come vedete è molto veloce nel rendering, insomma nella navigazione della pagina, ma questa è una cosa che già avevamo sull'altro iPad, quindi non c'è una grossa novità per quanto riguarda tutto ciò. Vedete come è scattato nella chiusura. Quindi vale la pena fare questo upgrade, sì o no? Calcolando che l'Apple Store mi dà la possibilità di restituirlo entro 14 giorni, potrei pensare, anzi sto pensando, anzi lo farò probabilmente, lo riporterò indietro e mi farò rimborsare. Perché? Perché ho già un iPad 4 e effettivamente non vedo grosse migliorie tali da giustificare una spesa di altri 600 euro.
che è questo 32 giga tra cover e cosa, mi è venuta 608 euro se non sbaglio. È comunque una spesa non bassissima e ci troviamo di fronte a un iPad più leggero, più sottile, più potente, con delle casse migliori, ma pur sempre un iPad. Quindi la differenza tra il vecchio e il nuovo è così sottile come l'iPad, che non so fino a che punto può valere la pena per un po' di peso in più sacrificare, cioè dobbiamo decidere se sacrificarci noi nel trasporto con un po' di peso in più o sacrificare 600 euro del nostro portafogli. Per quanto riguarda le prestazioni, io non ho trovato un grandissimo incremento, anzi mi sembra tutto abbastanza simile tra il vecchio e vai la monta degli iPad tra il vecchio e il nuovo. Non riesco più a spostare nulla, non ho trovato un incremento esagerato, insomma, tra un iPad e l'altro. Nulla da far gridare al miracolo. Forse con il tempo arriveranno applicazioni ottimizzate per i 64 bit e tutto quello che volete, però per adesso forse è meglio aspettare un pochettino. Ovviamente questo non vale per chi ha un iPad 1, ha un iPad 2. Potrebbe valere per chi ha un iPad 3 un pochettino, perché comunque dal 3 all'Air ci sarà sicuramente un incremento un po' più diciamo grande di prestazioni, ma dal 4 all'Air forse è meglio aspettare un pochettino e vedere se ci sono effettivamente applicazioni che sfrutteranno 64 bit e comunque motivazioni che arriveranno magari in seguito per fare questo salto della guaglia, insomma. Quindi per adesso diciamo che io lo restituirò.